Oggi parliamo di ferie nella vigilanza privata. Ciao, sono Vincenzo Lauricella del SATIL Vigilanza. La volta scorsa abbiamo parlato dei permessi annuali retribuiti. Questa volta parleremo delle ferie nella vigilanza privata. Quali sono le fonti normative? L'articolo 36 della Costituzione, l'articolo 2109 del Codice Civile e l'articolo 85 del CCNL. Vediamoli insieme. L'articolo 36 della Costituzione, all'ultimo comma, dispone: il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Quindi ricordiamolo che le ferie sono irrinunciabili. L'articolo 2109 del Codice Civile viene sostanzialmente riportato nell'articolo 85 del CCNL, pertanto passiamo direttamente al contratto nazionale di lavoro. A quanti giorni di ferie avete diritto? Guardiamole insieme. 25 giorni di ferie quando si applica il sistema 5 più 1, 23 giorni di ferie quando si applica il sistema 6 più 1 più 1 e 22 giorni di ferie quando si applica il sistema 5 più 2. Vediamo cosa dispone inoltre il CCNL, la retribuzione delle ferie. Cosa aspetta durante il periodo di ferie? La normale retribuzione per ogni giorno di ferie goduto. Nel caso in cui dovesse cadere una festività nel periodo di ferie, al lavoratore spetterà, oltre al normale pagamento delle ferie, un'ulteriore giornata per la festività non goduta. Adesso vediamo il caso in cui, durante il periodo di ferie, il lavoratore si dovesse ammalare. In questo caso, il CCNL dispone che la malattia interrompe le ferie. Il contratto prevede anche che le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso di licenziamento. Fate attenzione perché le aziende non possono costringervi a fruire delle vostre ferie residue durante il periodo di preavviso, al solo fine di scaricare le ferie per non pagarle nell'ultima busta. Perché pagarle? Perché le ferie non sono mai monetizzabili, possono essere pagate solo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Adesso passiamo alla programmazione delle ferie, che è uno degli aspetti che creano un po' polemiche. Vediamo cosa dice il CCNL. Il periodo feriale deve essere programmato in tempo utile, contemperando le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori. Una diversa previsione può essere disposta dai contratti integrativi regionali o provinciali. Ad esempio, guardiamo cosa dispone il CIR Piemonte. L'articolo 14 del CIR Piemonte, ad esempio, prevede che entro il mese di febbraio di ogni anno si pianifichi il calendario ferie con dei periodi che vadano da marzo a novembre compresi. Quindi vi invitiamo a verificare se le contrattazioni regionali o provinciali prevedano diverse disposizioni migliorative. Infine vi voglio segnalare che il CCNL dispone che le ferie non possono essere frazionate in più di due periodi, salvo diverso accordo fra le parti. Questo significa che almeno 2 settimane consecutive devono essere fruite nell'anno di maturazione. Le restanti ferie maturate nell'anno, se non fruite, devono comunque essere godute nell'arco di 18 mesi. Se questo non dovesse accadere, l'azienda è passibile di una segnalazione all'Ispettorato del Lavoro. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Per qualsiasi dubbio, contattateci ai riferimenti del sindacato o commentate direttamente sul post. Ciao!